Johnny, sono io. Vattene. Johnny, apri la porta, ti prego, voglio parlare. Mi stai facendo il bagno! Scusa, Johnny, so che sei arrabbiato, va bene? Ma dammi ascolto solo 5 secondi. Ho visto Lori uscire da casa con Rex. Cosa? Dico sul serio, John. Ero andato a parlarle per appianare le cose tra voi e c'era lui a prenderla. Sono di che alla cella. Certe volte sei incredibile, lo sai. Mi prendi veramente per uno stupido. Se credi che inventandoti stronzate io possa scegliere di essere fedele a te e non a lei, sei completamente fuori. Johnny, è la verità, non sto scherzando. Senti, sparisci. Tu sei proprio un cazzone, lo sai, vero? Cosa? Io sarei un cazzone? Sì, lo sei. Ora smetti di sputare mango e ascolti. Eh? Sputare mango? Cosa? Ma aspetta, non è così, no? Come? Forse fango, è così? Sputare? No, forse rango, perché mi chiamano Rango perché sono Rango Tango. Sì, questo era Johnny Depp. Senti, il punto è che stai incolpando me di quello che non riesci a fare tu. Lori aveva ragione. Non ti prendi la responsabilità delle cose che ti accadono nella vita. Tu sì, invece? Io non devo farlo, sono un orsetto di peluche. Senti, io non ti ho legato mani e piedi e trascinato a quella festa, ok? Volevo che venissi perché pensavo che fossi il mio migliore amico. Perché non ammetti che consideravi Lori una minaccia per la nostra amicizia? Mi pare che per te fosse il massimo quando eravamo strafatti sul divano alle 9 del mattino. Ma ti ascolti? Chi sono? L'imperatore Ming che controlla la tua mente? È una tua scelta, John. E se dai la colpa a me, ti comporti da femminuccia immatura. Se ripenso a quella mattina di Natale, quando avevo 8 anni, vorrei aver ricevuto un Teddy Ruxpin. Che cosa vuoi intendere? Intendo che come orso fai pena! C'è tanto, Johnny. Anche a me. Ti voglio bene. Sì, anch'io. Senti, devi aiutarmi a sistemare le cose tra te e Lori. Non c'è nessun modo di sistemarle, lei mi odia. No, John, possiamo riconquistarla. Ricordi quando avevi 10 anni e hai sparato allo scoiattolo con la pistola ad aria compressa e quando è caduto dall'albero ci siamo messi a piangere, ricordi? E poi siamo corsi da lui e gli abbiamo fatto il massaggio cardiaco e ha ripreso a respirare. John, possiamo farlo di nuovo? Ted, gli abbiamo sfondato la gabbia toracica e fatto esplodere i polmoni, poi è morto. Forza, andiamo alla cella.